E passa, non sfumiga per me, la sempre fresca è un po' più attorno. Un guarda in faccia in giù, signore pure, usi la fatta padrone e tira dritto. Partito da Pola poco meno di 4 ore prima. Nessun uomo prima di lui era partito in quello strano modo per un'impresa del genere. Rudy era partito con un casco in testa, un giubbotto salvagente e, quel che più conta, un paio di sci ai piedi. All'inizio il mare era imbronciato e c'era la nebbia. E sulla nostra costa, in Romagna, i piloti dei motoscafi che galoppavano sulle onde per incontrare il ragazzo prima dell'arrivo, disperavano di farcela a scorgere quel puntolino in mezzo al mare che si chiamava Rudy. Poi i motoscafi avevano incominciato in mezzo al mare una corrida allegra e frenetica, in cui Rudy non si sarebbe trovato a fare la parte del toro, bensì quella del vitellino, tanto il ragazzo era modesto nelle dimensioni fisiche. Pochi sapevano a Pola quel che lui intendesse fare. Rudy era un ragazzo di una trentina d'anni, biondo, non tanto atletico, con una bellissima moglie che ogni tanto si metteva a volare sulla spiaggia di Cervia appesa a un paracadute rimorchiato da un motoscafo. Perché l'Adriatico era stato attraversato in sci dal momento che lo si può attraversare benissimo in nave o in motoscafo? La risposta è semplice. Un simile fatto è successo per una trovata dei romagnoli, i quali, non conoscendo, come tutti sanno, le mezze misure, o non hanno idee per tutta la loro vita, o ne hanno molte, subito e assai bene. Questa della traversata Pola-Cervia era stata una bella idea, una specie di trovata dei romagnoli di Cervia, cittadina balneare dell'Adriatico di cui molto si parla da qualche tempo. Eccola. Ma non è stata la sola idea, ne hanno avute altre. Hanno rispolverato un'antichissima leggenda che vuole che nell'anno 1400 un altissimo prelato della curia romana, trovandosi in difficoltà al largo del porto di Cervia, si sia salvato da sicuro naufragio gettando il proprio anello episcopale nel mare che miracolosamente si placò. Cerimonia che i cervesi rinnovano ogni anno da qualche tempo a questa parte col nome di Sposalizio del Mare. Così, per festeggiare gli sposi immaginari, sono stati messi in piazza i balestrieri e gli sbandieratori, forse con qualche sottile intenzione polemica. O che i toscani credono di sapere sbandierare solo loro? È sempre esistita una amichevole e un'affettuosa ruggine fra toscani e romagnoli. Sposalizio è in certo modo un vero sposalizio,
se si considera che da parte dell'arcivescovo di Ravenna un anello tutto d'oro viene infilato in quelle larghe dita del mare che sono le onde. Tuttavia, mentre talvolta negli sposalizi umani l'anello, per quanto non buttato in mare, si perde per sempre nelle difficili vicende della vita, qui a Cervia l'anello viene infallibilmente recuperato da un gruppo di ragazzi, quasi tutti figli di pescatori. Dopo accanita lotta, lo acciuffano e lo riconsegnano al vescovo. Il personaggio volante che avete visto di sfuggita è la moglie di Rudy, quello della traversata. E te che passa, non sto mica per me, la sempre fretta è un po' più al tournè. Su buona mille sole e prevarrò, ma qui a volta sferma ti scappò. Mo' te, ne parla mia, una pietà, e con te lo adesso fai, parla su sé. E te passa. Altra idea che hanno avuto i cervesi e che ha scompigliato mezzo mondo è stata una gara internazionale di pesca allo sgombro, riservata ai giornalisti. Tuttavia, anche se il mare è grosso, non va a fondo nessuno, nemmeno le testate dei piccoli giornali. Cervia a parte, da qualche tempo si parla della Romagna più di quanto se ne parlasse 20 o 30 anni addietro. E sì che grattacapi ne hanno dato i romagnoli agli altri italiani nel passato. Dunque qualcosa doveva pure essere successo. Era infatti successo che i romagnoli, essendosi resi conto di possedere quello che si dice un vero patrimonio turistico sia sulle spiagge, che dai dintorni di Ravenna si spingono fino ai dintorni di Cattolica, sia nel retroterra, si erano messi in agitazione con la loro fantasia ora sorniona, ora infuocata, e avevano ravvivato alcune tradizioni che per il loro particolare carattere potevano suscitare l'interesse dei visitatori, indigeni e stranieri. Te passa, non sto mica per me, la 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 la, la 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 la, la 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 la.